Fratelli carissimi, nella prima lettura il Signore ci dice oggi: tu sappi bene e conserva, custodisci, registra, segna a fuoco nel tuo cuore che Dio è uno solo e non c'è altro Dio che quello che si è rivelato a noi con prodigi, con segni, con un amore infinito, perché è lo stesso Dio che è nel cielo ed è qui sulla terra. Questa è la chiave per entrare oggi in questo mistero immenso, affascinante, meraviglioso che è il nostro Dio, che a noi si è rivelato, che ha salvato la tua vita e la mia vita. Il Dio che è Trinità, tre persone, non confuse, ma perfettamente uno. Questo mistero di comunione, questo mistero di amore infinito, che non può rimanere in se stesso e che esplode, che arriva a creare il mondo, a creare ogni che il tuo occhio può vedere. Ogni pezzettino della tua storia, tutti i salmi dicono che è perfetta ogni sua opera, perché è un'opera di amore. La tua vita così com'è oggi è perfetta, con quei dolori, con quei problemi, con quei reumatismi, è perfetta. Ogni sua opera è amore, è fedeltà, è misericordia, è tenerezza. Quel Dio che è nel cielo, quel Dio che è invisibile all'occhio dell'uomo, quel Dio che è infinito, si è rivelato. Ed è lo stesso che oggi è sulla terra. Ma che vuol dire che è sulla terra? Vuol dire che è dentro la tua storia, che è dentro la vita della tua famiglia, dentro la vita di tuo figlio, dentro la vita di tua figlia, dentro quella malattia, dentro a quella sofferenza, dentro a quel problema, a quella precarietà, a quell'ansia, a quella paura, a quella depressione. C'è il Dio del cielo. E per questo il Signore ha portato a compimento la parola profetica del Deuteronomio, la parola di Mosè, dopo aver fatto un'esperienza di 40 anni di amore, di misericordia, di pazienza, di tenerezza, di perdono, di liberazione, dopo che il popolo di Israele ha visto i prodigi con i quali Dio è andato a cercarlo, Dio ha ascoltato il suo grido per amore di questo popolo che non era nemmeno popolo, gente raccogliticcia, la peggiore forse che c'era sulla terra. Dio si è venuto a scegliere un popolo in mezzo a tutte le nazioni, perché quel popolo povero, debole, sfilacciato, un'armata brancaleone, gente come te e come me, senza meriti, senza nessun requisito per essere il popolo di Dio. Le stesse parole che dice San Paolo: considerate bene la vostra chiamata. Non c'è tra voi gente di grande cultura, non c'è gente molto sapiente secondo il mondo, non c'è gente di nobile natali, che significa gente abbandonata. Sono figli abbandonati, questo dice San Paolo. Figli di relazioni extraconiugali, di stupri, gli ultimi della terra, per ridurre al nulla quello che nel mondo pensa di essere. Perché nessuno si vanti davanti a Dio. Dio ha scelto un popolo, il più povero, il più debole, per farlo la sua proprietà, il tempio della sua presenza, della sua Shekinah, il luogo dove plana sulla terra Dio, l'infinito, quello che niente può contenere in te e in me. Popolo della nuova alleanza, veniamo dalla stessa radice, da questa stessa identica elezione. E Dio ha scelto quel popolo e l'ha amato, e lo ha chiamato, e lo ha salvato, e lo ha tirato fuori dall'Egitto, dalla schiavitù, gli ha aperto il mare, gratuitamente. Per questo San Paolo nella seconda lettura dice: attento se stai oggi con paure, con angosce, con tristezza. Attento se oggi stai guardando a te stesso, che non puoi fare quello che potevi fare una volta, che non hai più l'autonomia di prima, che non puoi gestire la tua vita. Attento se ti stai accarezzando le paure, le nevrosi, i complessi, che non ti piaci, che passi le ore davanti allo specchio, che sogni un'altra persona, sogni un altro fisico, sogni un altro sorriso, un altro naso, un altro seno. Non hai ricevuto lo spirito del mondo per ricadere nella paura nella quale vive il mondo costantemente. Il governo, la politica, e l'economia, e le banche, e il condominio. Tu hai ricevuto uno spirito per vivere dentro queste realtà ma con paura? Cioè l'opera di Dio, Dio è venuto a scegliere te per farti vivere nella paura? Per farti vivere come sempre, come tutti gli altri che non conoscono Dio? Perché stai con timore? Perché hai paura? Perché c'è chi ti sta ingannando, perché c'è chi sta soffiando sul fuoco delle tentazioni, c'è chi non ti vuole felice, c'è chi ti vuole strappare a Dio, chi ti vuole strappare dal cuore della primogenitura, questa scelta che ha fatto Dio su di te, primo fra tutti. Ma come? Il più immeritevole, quello che era proprio un figlio della strada, un figlio abbandonato, ha scelto te. E non per darti uno spirito di paura, ma uno spirito di figlio di Dio. Cioè figlio adottato da Dio. Questo significa la gratuità più totale. E adozione significa gratuità totale.
tale. Per questo noi siamo stati adottati, siamo stati amati gratuitamente. Chi è adottato lo sa che tutto è gratis, che era nulla, che non aveva un nome, non aveva un cognome, aveva qualcosa di fittizio che qualcuno gli aveva dato, ma che non aveva relazione con lui, con lei, una suora, un ufficiale giudiziario. Ma sei stato accolto gratuitamente da chi ti ha voluto e di chi ti ha preso chiave in mano così come sei, di chi ti ha amato così come sei, di chi ha desiderato e ha fatto di tutto per averti, di chi ha dato la sua vita. Un genitore adottivo sogna, spera, prega, visite psicologiche, visite mediche, molto più che per un figlio naturale. Quante difficoltà. Dio, che è il tuo e il mio padre adottivo, ha fatto molto di più del tantissimo che fanno i genitori adottivi, che sono un'immagine cristallina, meravigliosa, di Dio, di questo amore infinito di Dio. Ma pur sempre uomini restano. Dio ha dato se stesso. Dio è stato Trinità all'opera per adottarti, per farti suo, per darti il suo nome e il suo cognome, per darti la sua casa, per darti la sua famiglia, per darti la sua dignità, per darti la sua eredità, proprio quello che dice San Paolo. Partecipare della vita di Cristo, essere una sola cosa con Cristo, essere oggi crocifisso con Cristo, poter vivere laddove il mondo non vive, poter vivere la storia così com'è, sapendo che in ogni istante della tua vita Cristo è con te, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo, fino a che si esaurirà questo tempo, questo spazio, e ci saranno cieli nuovi e una terra nuova, finché Cristo non tornerà. Io sarò con voi tutti i giorni, cioè non c'è un istante, non c'è un centimetro della tua vita dove si posa il tuo piede, dove Cristo non è con te, ed è con te crocifisso. Dice San Paolo, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e questa vita che vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, e concretamente vuol dire che ha dato la sua vita nella croce, si è unito a te, che si è donato a te, che si è completamente consegnato per te al posto tuo, per darti la sua vita, e vuol dire che ha dato a te lo Spirito Santo, e se ha dato lo Spirito Santo vuol dire che ha dato il soffio vitale del Padre e del Figlio, cioè ogni potere in cielo e in terra mi è stato dato, il potere che sta nel cielo, il potere di Dio che supera ogni vincolo di tempo, di spazio, che va oltre la carne, che va oltre ogni peccato, Dio, il totalmente altro, Dio, questo potere, questa dinamis si fa carne in Cristo perché fosse per te, tu che sei impotente, tu che non puoi perdonare, tu che ti lamenti, tu che vivi nella paura, vivi nell'angoscia, hai paura di tutto, perché arrivasse a te il potere celeste di Dio, il potere infinito di Dio, questo potere è come entrare in un imbuto che è la carne di Cristo, ma non è diminuito, si è umiliato, che è diverso. Ha accettato di entrare nelle dimensioni del mondo per esplicitare il potere di Dio. Una forma umana, cioè dentro l'umano, e la fede è un'esperienza, che questo potere infinito di Dio, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, lo stesso potere si è legato alla carne di Cristo. E non si è manifestato una lampada di Aladino o qualcosa che cambia la storia. No, no, Gesù Cristo ha vissuto la sua vita come tutti gli altri. Ha dormito su un pagliericcio, ha avuto un padre, una madre, ha mangiato, ha bevuto. Quel potere di Dio è entrato lì, è stato buono, si è umiliato, perché doveva esplicitarsi nell'unica situazione decisiva. Questo potere celeste doveva esplicitare sulla terra, dove questo potere è veramente umiliato e frustrato nel peccato, nella morte, nel limite che ha l'uomo vero e autentico. Allora questo potere si è come silenziato, umiliato nella carne di Cristo, fino a lasciarsi crocifiggere senza dire una parola, come un agnello muto. E lo dice a Pilato: ma tu pensi che io non potrei schioccare un dito e polverizzarti, chiamare il mio esercito, se fossi un re secondo il tuo criterio, se il mio potere fosse un potere come il tuo, come quello che tutti noi pensiamo e che tutti noi desideriamo, potere sulla moglie, potere sul marito, cambiare la vita dei figli, cambiare la politica, cambiare la salute, eccetera eccetera. No, è un'altra cosa, è il potere di lasciarsi umiliare, il potere di morire. Questo è il potere di Dio, potere morire nella carne del suo Figlio. Dio può accettare l'umiliazione estrema di essere rifiutato, di essere abbandonato. Per questo parla di adozione, perché il Figlio adottato è Cristo. Il Padre ha adottato in Cristo te e me. Lui stesso ha lasciato che il Figlio facesse l'esperienza dell'abbandono. Elohim, Elohim, Dio mio, perché mi hai abbandonato, Gesù, sulla croce? Per poter fare l'esperienza con te, per te, in te, dell'adozione, cioè dell'amore totalmente gratuito. Il Figlio di Dio è entrato nella maledizione, nell'abbandono, nel rifiuto.
è arrivato al punto del peggior peccatore per essere risuscitato, per essere adottato. Tu in Cristo puoi essere amato senza alcun merito. Tu in Cristo puoi essere adottato. Tu in Cristo puoi fare l'esperienza di chi è veramente Dio. È lì che si manifesta il potere, l'onnipotenza di Dio, nel poter morire ingiustamente, nel poter essere abbandonato, rifiutato, dimenticato, calpestato, insultato, sputato, crocifisso. Questo potere celeste, che è l'amore infinito, che riunisce in una comunione perfetta la Trinità, Dio, le tre persone divine, si manifesta nella croce di Cristo. Nell'ingiustizia più grande, Dio può accettare l'ingiustizia per amore. E da lì Gesù, la carne del Figlio di Dio, risuscita, ha obbedito. Lo Spirito Santo ha espresso con gemiti inesprimibili dal cuore di Cristo il tuo grido, il mio grido, che non possiamo, non sappiamo dire, che quando desideriamo una donna, quando desideriamo soldi, quando desideriamo successo, stiamo desiderando Dio, stiamo desiderando l'Eterno, che il demonio ci nasconde. Per questo facciamo un sacco di macelli. E Cristo sulla croce, spogliato di tutto, ha portato il tuo spogliamento alla tua realtà, di un essere povero, umiliato, nudo, senza nulla, che chiede al mondo quello che non può dargli, cioè Dio, dal quale e per il quale tu sei stato creato. Perché tu potessi ricevere quello che, peccando, angosciandoti, vivendo nella paura, stai cercando, Gesù Cristo ha avuto il potere di entrare nella tua morte e da lì risuscitare con te e entrare nel cielo oggi con te. Per cui questo potere di amore che sazia la tua vita, che ti dà la possibilità di vivere nella pace, nella gioia, perché Dio è dentro di te. I miei tre, diceva Elisabetta della Trinità. Questa presenza costante di Dio che ogni istante fa di te un figlio di Dio che non ha paura e che eredita la stessa vita di Dio, partecipando alla sofferenza di Cristo, cioè partecipando alla croce. Questo figlio che sei tu adottato, che non sei più un bastardo in cerca di vita nella spazzatura, nei peccati, nella carne. Un figlio del re può vivere sul trono della croce. Questo significa credere nella Trinità, credere che Dio è uno e trino, che Dio è amore puro, un amore che non ti abbandona, che non ti delude, perché è con te sempre. E lo vedi, lo sperimenti nel poter amare, nel poter stare sulla croce. Tu puoi entrare lì dove il mondo non può entrare, riconoscendo in tutto il cammino di ritorno al cielo, che è un cammino accidentato, pieno di ingiustizie, pieno di male, che è il cammino dentro il mondo che non conosce Dio, ma che con la Trinità, inabitati dalla Trinità, colmi dell'amore di Dio fatto carne in Cristo e reso vivo dentro di te dallo Spirito vivificante, lo Spirito celeste, lo Spirito Santo, ti fa avere il pensiero di Cristo, ti fa avere il suo sguardo su ogni evento, che tutto concorre al tuo bene, che la croce non è nemica della tua salvezza, ma la croce è la tua salvezza, che tutto quello che tu pensi che è nemico della tua salvezza è la tua salvezza, e tutto quello che invece pensi che ti possa aiutare, cioè togliere quella sofferenza, togliere quel problema, è tutto nemico della croce e quindi della tua salvezza, quindi nemico di Dio. Chi è nemico della croce sia anatema, è nemico di Dio, è nemico di Cristo, è l'anticristo, è il demonio. Ma Dio lo ha vinto in Cristo Gesù e lo vince in te, nella Trinità, in missione, che diceva San Giovanni Paolo II alle famiglie del cammino neocatecumenale inviate nel lontano 1988. La Trinità si fa vita nella missione, per questo dice andate ed evangelizzate, andate e annunciate il Vangelo a ogni creatura e battezzatela, cioè immergete ogni creatura in questo amore nel quale tu sei immerso giorno dopo giorno nella Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la parola, attraverso la comunione con i fratelli. Nella tua comunità cristiana tu sei immerso istante dopo istante in questa presenza di Dio nella tua vita. La tua vita si fa una sola cosa con la vita di Dio, sei immerso, battezzato e sepolto giorno dopo giorno il tuo uomo vecchio per risuscitare un uomo nuovo, un uomo che sta crocifisso e ama gratuitamente. Questo è quello che si compie nella Chiesa e che attraverso la Chiesa si compie nel mondo, per cui il tuo collega, tuo figlio, tuo nipote, tua suocera, tuo genero, attraverso la tua vita, attraverso le tue braccia distese che prendono su di sé i peccati degli altri, tutti sono immersi in questo mistero di amore che è l'amore di Dio. Ecco, ecco cos'è la Trinità per me. Un padre di amore che invia il suo figlio, che si fa una sola cosa per me, che dona la sua vita per me e che rimane in me attraverso il suo spirito.